Non ti preoccupare, Dio è fedele. Il secondo Tessalonicesi 3:3 è scritto: ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. La maggior parte delle nostre preoccupazioni possono essere riassunte in due parole: e se le analisi fossero negative, e se crollasse il mercato, e se il mio compagno se ne andasse, e se perdessi il lavoro. La lista è infinita. Dice la Bibbia: chi ha paura teme un castigo. Focalizzandoti sulle tue preoccupazioni anziché sulla fedeltà di Dio, permetti a Satana di tormentarti. Ma non devi. Gesù ci dice: il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Paolo aggiunge: non fate posto al diavolo. Salomone scrive: tutti i giorni sono brutti per l'afflitto, ma il cuore contento è sempre allegria. Se hai paura di quello che riserva il futuro, fermati e guarda la fedeltà di Dio. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo, è scritto in Tessalonicesi. Se sei afflitto dalla preoccupazione, ecco alcune promesse della Bibbia su cui puoi fare affidamento. Benedetto sia il Signore che ha dato riposo al suo popolo, Israele, secondo le promesse che aveva fatto. Non una delle buone promesse da lui fatte è rimasta inadempiuta. Dirai: ma io ho deluso Dio. Davvero, posso aspettarmi che mi aiuti? Sì, perché anche se siamo infedeli, dice la Bibbia, egli rimane fedele. Prima che Dio ti salvasse e ti facesse suo figlio, era consapevole di tutti i tuoi sbagli, delle tue colpe e dei difetti. Ciò nonostante, la sua parola afferma che il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. Quindi la parola per te oggi è: non ti preoccupare, Dio è fedele.